Nel momento in cui esce questo video, il nome del canale sta cambiando, anzi è già cambiato. Dopo 3 anni e mezzo, il nome cambia da Trainer Tia a Tiamat. Ora, in questo video vi spiego brevemente il motivo e quello che mi ha portato a fare tale scelta. Intanto sappiate che io sia il primo a cui dispiaccia, per un fattore prettamente di feels, cambiare il nome del canale. Però allo stesso tempo mi sono parlato chiaro tra me e parliamoci chiaro tra di noi. Come nome, Trainer Tia ormai non aveva più senso, praticamente. Ho tenuto Trainer Tia per appunto tutto questo tempo per un fattore principalmente di feels, era il nome con cui ho aperto il canale. Inoltre stavo anche aspettando un buon momento e una buona fanbase per poterlo cambiare. E di questo vi ringrazio perché sì, la fanbase siete voi. Siamo quindi giunti al momento. Come nome mi stava davvero stretto, si rifaceva Pokémon, argomento che manca sul canale da tanto e anche qualora dovesse tornare, tornerà per spazi brevi. Inoltre, essendo legato a Pokémon, non aveva e non ha quindi tutt'oggi senso relativo al canale. Per quanto, ripeto, ci tenga e ci sia affezionato, è decisamente arrivato il momento di cambiare. State tranquilli, nel nome c'è Tia, potrete tranquillamente chiamarmi Tia perché quello rimarrà ovviamente. Non pensate che sia stata una scelta facile tra paure varie e altri fattori. È stata abbastanza meditata come scelta. Anche perché sono passati 3 anni, non 3 giorni. Detto ciò, diamo quindi il benvenuto al nuovo nome del canale, Tiamat. I più attenti probabilmente qualcosina avranno già notato o intuito quantomeno. Tiamat è letteralmente l'anagramma del mio nome reale, Mattia. E questo è già un punto bonus al nome che di per sé risulta figo. Inoltre si lega agli anime per svariati motivi, uno su tutti è il nome della cometa di Your Name, ma è proprio un esempio per citarne uno appunto. Oppure chi è fan abbastanza sfegatato di Fate lo sa, Tiamat nella mitologia babilonese è la madre di tutto il cosmo, la dea primordiale. Ovviamente in questo caso non fa riferimento all'essere femmina, ma semplicemente ha un puro ed esclusivo riferimento anime. Vabbè, insomma, direi che ci siamo capiti. Ci sono svariati motivi e svariati riferimenti negli anime. E appunto ci sono vari motivi per cui ho scelto questo nome. Suona bene, è il mio anagramma. Si addice decisamente di più a me come persona e al canale. Quindi sì, questo è il nome che ho scelto. Detto ciò, sarà probabilmente strano cambiare tutto di un tratto così dal nulla. Lo sarà anche per me, state tranquilli. Ma spero ci facciate presto l'abitudine, il metodo nel fare video e il metodo delle copertine non cambieranno assolutamente, quindi non avrete alcun tipo di problema nella lista delle iscrizioni a trovare i miei video, assolutamente. Tenete bene a mente che qualora non vediate Trainer Tia, Mattia, ma semplicemente c'è stato un cambio di nome, cosa che tantissimi youtubers fanno attualmente. Quindi mi raccomando, lo stile rimarrà quello, quando vedete lo stile associatelo direttamente a me, a Mattia o Tia come persona, come volete chiamarmi. Ed è quello un po' a cui facevo riferimento chiamando prima la fanbase in causa. Spero che la gente faccia più riferimento a me, Tia, come persona piuttosto che al nome del canale. Non è che ci sia molto altro da dire, semplicemente era un passo che sentivo necessario per andare avanti, verso nuove avventure e tante altre cose. Sentivo una sorta di freno quando pensavo al nome vecchio. Per quanto appunto sia storico, io ci sia tantissimo affezionato e mai se ne andrà dalla mia testa. Però sì, d'altronde il tempo passa, le cose cambiano e i cambiamenti sono inevitabili per andare oltre. Dopo questa frase filosofica overpower, direi che per il video di oggi sia tutto. Non ho altro da aggiungere, magari ne discuteremo in questi giorni in live. Vi ripeto, mi trovate sempre tutte le sere dalle 21 in live, tranne il martedì, quindi possiamo discuterne lì, link in descrizione, oppure altrove nei prossimi giorni. Come tributo mi stamperò una maglietta con il vecchio nome, che a volte vedrete apparire nei video, per ricordarvi i feels, quelli belli, e per ricordarli a me. Fidatevi un po', mi ha emozionato fare questo video, alla fine è il nome con cui ho deciso di partire per la mia avventura qui su YouTube, che poi è sfociata in tanto altro, quindi un po' ovviamente sono emozionato. Però ripeto, è un cambio che mi sentivo di fare, che dovevo fare per andare avanti, e quindi questa è stata la decisione. Vi ripeto, cambia solo questo, non cambia nient'altro, i contenuti sono quelli, il metodo è quello. Se state attenti e vi siete affezionati a me, mi potete trovare senza ombra di dubbio. Detto ciò, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Un saluto da Tia, ciao ragazzi.